La Cina rimane il principale importatore mondiale di carni suine. Nel periodo gennaio-agosto 2020, la Cina ha importato circa 3,8 milioni di tonnellate di carni suine, quasi raddoppiando i volumi registrati nello stesso periodo del 2019. Il trend è confermato nel mese di agosto, con un aumento del 73,5%. Dopo il picco storico raggiunto nel periodo gennaio-febbraio, i prezzi all'import si sono riallineati alla media del 2019. Tra le tipologie di carni suine, la Cina importa principalmente carni congelate e frattaglie congelate. Vediamo i principali fornitori. L'UE è il principale fornitore di carni suine della Cina, con 2.227.000 tonnellate nei primi 8 mesi del 2020. L'import dall'UE di carni fresche, refrigerate e congelate è aumentato del 122%, superando il 1,5 milioni di tonnellate. Continua ad aumentare l'import dalla Spagna, il principale fornitore. Con 528.000 tonnellate di carni suine congelate nel periodo gennaio-agosto 2020, la Spagna ha registrato una crescita del 145% rispetto all'anno precedente. Seguono gli Stati Uniti e al terzo posto la Germania. Tuttavia, i recenti casi di African Swine Fever potrebbero mettere in dubbio le importazioni della Cina di carni tedesche, lasciando spazio ad altri fornitori. La Cina è diventata nel 2020 un'importante destinazione anche per le carni suine italiane. Nel periodo gennaio-giugno, infatti, sono state esportate 8.199 tonnellate di carni suine fresche, refrigerate e congelate, oltre a quantitativi minori di frattaglie, lardo e grasso di maiale. Grazie per averci seguito. Vi consigliamo di registrarvi ai nostri siti clal.it e teseo.clal.it per rimanere sempre aggiornati sul mercato agricolo e suinicolo. Arrivederci da Marica De Vincenzi e dal team di Clal.